Ben ritrovati qui al centro del Salone del Risparmio con Scelte di Portafoglio. Sono ancora in compagnia del dottor Vicinanza di Arca SGR e del professor Giudici del Politecnico di Milano. Proseguiamo occupandoci con il professor Giudici di settori. Quali sono i settori in Italia che possono vedere una maggiore propensione ai mini bond? Diciamo che le nostre ricerche mostrano ad oggi un ampio spettro di settori che sono rappresentati nelle emissioni. Abbiamo veramente di tutto. Abbiamo dal settore finanziario, quindi piccole società finanziarie che fanno anche credito al consumo, alle società manifatturiere. Abbiamo dalle utilities, abbiamo fino al commercio, fino ai servizi. Quindi è veramente uno strumento che può essere utile a 360 gradi. Rispetto ai fondi che investiranno nei mini bond, notiamo che c'è una grossa predilizione verso il manifatturiero. Quindi l'idea è proprio quella di supportare le piccole e medie imprese italiane, molto spesso vengono chiamate le multinazionali tascabili, che magari sono leader in piccoli settori di nicchia, nella meccanica, nell'alta tecnologia. Hanno trovato magari difficile negli ultimi tempi finanziare progetti di investimento a lungo termine, perché il credito bancario è diminuito, e quindi hanno dei progetti di espansione all'estero piuttosto che di acquisizione. E quindi uno strumento qual è quello dei mini bond, che su un orizzonte di tempo di 6-7 anni ci dà una garanzia abbastanza stabile, insomma, di avere a disposizione questa somma di denaro da investire, è lo strumento ideale. Non a caso alcuni fondi puntano proprio su questo aspetto. Vorrei citare un esempio, SACE ad esempio, che è un ente che conosciamo, che supporta l'internazionalizzazione delle imprese, ha fatto proprio un fondo dedicato, stanziando delle risorse per i mini bond per piccole e medie imprese che intendono investire e crescere all'estero. Faccio una domanda che è geografica in qualche modo, per capire lungo tutto il nostro stivale la propensione dove è maggiore, perché siamo andati un po' a indagare sul sito dell'osservatorio dei mini bond, abbiamo ricavato anche un grafico che chiedo in regia di poter mandare, dove dal punto di vista geografico è molto evidente, purtroppo non è una novità, il nord continua a restare preponderante. Sì, è così, come spesso accade in molti settori dell'economia, anche quindi nella finanza, la focalizzazione geografica è molto evidente, quindi gran parte delle emissioni sono state fatte da imprese che sono localizzate al nord. Questo è un po' il quadro che abbiamo fatto con il professor Giudici. Allora, dal punto di vista di chi poi va effettivamente ad investire, quali sono le caratteristiche precipue che si vanno a guardare e che permettono di decidere di investire in una determinata impresa? Beh, diciamo, in linea di massima l'approccio è quello tipico di un gestore che investe nel credito, la solidità dei conti e quindi l'affidabilità del prenditore. Se devo essere un po' più specifico, è chiaro che in questo momento, e mi rifaccio a quanto appena affermato il professor Giudici, in questo momento diciamo, l'azienda ideale è l'azienda che ha un'eccellenza in una nicchia specifica, che ha un progetto di crescita credibile e che possibilmente abbia una decente diversificazione sui mercati esteri, in modo che questa azienda sia in qualche modo, almeno parzialmente, immune da eccessivi rischi concentrati all'andamento dell'economia italiana. C'è chi lamenta una poca trasparenza delle imprese italiane, come si riesce a superare questo gap, questa problematica? Ma è chiaro che credo ci sarà una selezione virtuosa da questo punto di vista. L'imprenditore che vuole rivolgersi ai mercati finanziari necessariamente deve da questo punto di vista avere un approccio completamente diverso. La richiesta di capitali sui mercati finanziari richiede che l'imprenditore sia trasparente, sia capace di comunicare nel bene e nel male quello che sta avvenendo alla propria impresa, sia in grado di tenere aggiornato gli investitori sugli andamenti delle variabili cruciali. Quindi è chiaro che gli imprenditori che non faranno questo salto difficilmente accelereranno, rimarranno in qualche modo legati al classico mondo del debito bancario. Parliamo sostanzialmente, principalmente di piccole e medie imprese. In Italia la vocazione all'imprenditoria familiare è quasi congenita nel DNA degli italiani. Allora professore, volevo proprio chiederle questo, perché è così, spesso c'è fatica da parte dei manager a cedere parte del controllo della propria impresa?
Questo direi che è un fattore storico in Italia, non riguarda solo il tema dei mini bond, ma riguarda anche il tema del private equity, della quotazione in borsa. Però ha molto ragione dottor Vicinanza, e i mini bond da questo punto di vista possono essere una palestra per prepararsi al mercato del capitale. E cioè, questo ci è stato confermato anche nell'ambito delle interviste che stiamo facendo a tutti i player, a tutti gli advisor, gli arranger che operano nel settore. Molte imprese vedono i mini bond come il primo passo per successive operazioni di finanziamento attraverso magari capitale di rischio o anche di quotazione in borsa. Perché dopo tutto è vero che non si tratta di condividere la proprietà dell'azienda, ma si tratta comunque di avere un investitore, nel caso poi dei fondi, un investitore professionale che è presente nell'impresa e che ha finanziato l'impresa e che quindi in un qualche modo vuole anche essere informato rispetto a quella che è la gestione, vuole un minimo di trasparenza, vuole comunque condividere alcune regole. C'è un caso molto interessante che viene descritto anche nel report che abbiamo fatto, che è il primo cosiddetto mini bond incentivante, e cioè c'è un'impresa che ha collocato sul mercato un mini bond e si è impegnata a quotarsi in borsa entro una determinata scadenza, e se non si quoterà in borsa entro quella scadenza pagherà una penale, quindi pagherà una cedola un po' più alta. Questo proprio a significare il fatto che la società si quoterà in borsa, diventerà più trasparente e quindi darà maggiori garanzie agli investitori che hanno creduto già al momento della sottoscrizione del mini bond. Mentre il professor Giudici parlava, non so se l'avete visto, il dottor Vicinanza annuiva, dunque ha già visto appetibile un investimento del genere? Sì, annuivo perché sono assolutamente d'accordo con l'analisi. L'imprenditore che si abitua al dialogo con l'investitore istituzionale, un imprenditore poi preparato eventualmente ad aprire il proprio capitale di rischio al mercato e quindi a quotarsi. E lo strumento, appunto, quelle che in inglese vengono chiamate le going public convertible, potrebbe essere uno strumento ideale. Un imprenditore inizia col debito, ma già in prospettiva promette in qualche modo di andare sul mercato dei capitali. E aggiungerei che c'è un'altra forma di circolo virtuoso potrebbe svilupparsi sul mercato italiano. La malattia endemica delle imprese italiane è quella della sottocapitalizzazione. Un'impresa che decide di aprirsi al mercato, di raccogliere capitale di rischio, è un'impresa che poi più facilmente potrebbe accedere al debito, perché un'impresa meglio capitalizzata è un'impresa più solida. Il creditore è più tranquillo a finanziare un'impresa meglio capitalizzata. Quindi il meccanismo potrebbe anche funzionare nell'altro senso. Un'impresa che va sul mercato dei capitali a raccogliere capitale di rischio poi potrebbe mettere un mini bond a condizioni più favorevoli. All'interno del discorso che ha appena fatto, quanto è importante un sistema di rating per valutare le piccole e medie imprese, un sistema che sia in qualche modo equivalente, che quindi riesca a dare veramente un'immagine di chi ci si trova davanti? Guardi, per come la vediamo noi è importante, ma non dimentichiamoci che un investitore professionale che si lancia, diciamo, in una proposta verso la clientela di un prodotto che investe in mini bond deve essere capace di fare in autonomia la valutazione del rischio di credito, quindi deve essere in grado di assegnare un rating, chiamiamolo così, un rating interno, esattamente come fanno le agenzie. Detto questo, il rating esterno può aiutare, perché comunque dà un segnale pubblico, diciamo, dà un'indicazione pubblica di affidabilità dell'emittente e, tornando al discorso che facevamo prima, è un elemento che impone in qualche modo all'imprenditore di comunicare, di saper vendere la propria merce, di saper raccontare i pregi e i difetti della propria azienda, perché chi è soggetto a rating deve necessariamente dare apertura delle proprie variabili fondamentali. Una domanda, professor Giudici, che ci si fa, perché nel momento in cui si parla di mini bond si parla di piccole e medie imprese, alcune già avviate, alcune sottocapitalizzate, quindi ci si vuole aiutare. Se si parla di start-up? No, purtroppo il mini bond non è uno strumento a disposizione delle start-up. Le normative oggi escludono la possibilità per le microimprese, c'è una definizione molto precisa a livello europeo, devono avere tre fattori, uno rispetto al fatturato, uno rispetto al numero di dipendenti, uno al totale dell'attivo, e questo strumento non è purtroppo accessibile per loro. Quindi per le start-up ci sono altri strumenti, di cui peraltro si parla molto in questo momento, ad esempio il crowdfunding. Non a caso l'Italia
ha fatto una legge specifica solo per le start-up e adesso anche per le PMI innovative sul crowdfunding, ma non è certamente lo strumento adatto per loro. E la normativa sui mini bond può essere migliorata? Ci lasciamo con un consiglio. La normativa sui mini bond è sostanzialmente acquisita, nel senso che quell'azione di cui ho parlato prima di equiparazione fra il debito mobiliare, quindi debito di obbligazioni, e il debito bancario è stata sostanzialmente fatta. Ci sono tutte le premesse per un futuro sviluppo del mercato anche sotto altri due punti di vista molto importanti. Il primo è la cartolarizzazione, che permetterà anche a imprese più piccole di fare dei collocamenti che poi dopo saranno sottoscritti da veicoli e a loro volta origineranno altri titoli cartolarizzati sul mercato, perché uno dei problemi è che molto spesso emissioni da 2, 3, 4 milioni di euro non riescono a riscontrare l'interesse da parte del mercato. Il secondo ambito invece è quello dei project bond, e in Italia, dove le risorse pubbliche sono così scarse per investire nelle infrastrutture, pensiamo alle autostrade, pensiamo agli aeroporti, pensiamo alla manutenzione delle infrastrutture, anche degli acquedotti, c'è molto spazio anche per utilizzare questi strumenti in collaborazione col privato per finanziare investimenti in infrastrutture. Giro la domanda anche a lei in ultima battuta, dottor Vicinanza, in termini di normativa siete positivi o ci vuole uno sforzo in più? Guardi, direi siamo a buon punto. Se proprio dovessi esprimere un auspicio, l'auspicio è quello che si ripensi all'incentivo fiscale. Se vogliamo veramente aiutare questo trend, questo fenomeno del finanziamento diretto all'economia reale, l'incentivo fiscale può aiutare, può essere una leva molto potente. Oggi il messaggio che diamo dal punto di vista fiscale al risparmiatore è: se compri titoli di Stato, anche tedeschi, la tua tassazione è al 12,5%, se compri mini bond la tua tassazione è al 26%. Ecco, forse dovremmo ripensare, se vogliamo veramente favorire lo sviluppo delle nostre imprese, ripensare a questo meccanismo. Chi vuole ascoltare può sentire chiaramente il messaggio. Siamo giunti a conclusione, ringrazio molto di aver partecipato il dottor Marco Vicinanza, Arca SGR. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro, e naturalmente grazie molte anche al professor Giancarlo Giudici, Politecnico di Milano. Grazie e buon lavoro anche a lei. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alla programmazione. Arrivederci.